E parliamo ora di giustizia, di svuota carceri, con il deputato leghista Nicola Molteni, capogruppo del Carroccio in Commissione Giustizia a Montecitorio. Nicola Molteni, capogruppo della Lega Nord in Commissione Giustizia alla Camera. Durante l'estate la Lega non è stata ferma, avete lanciato tra le tante la battaglia contro lo svuota carceri. Sì, è stata la battaglia per eccellenza della Lega contro un provvedimento vergognoso, indecente, che rimetterà in libertà circa 20.000 criminali, 20.000 detenuti. Questo è stato il provvedimento con cui il governo, con l'alibi di affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri, ha dato un colpo mortale alla sicurezza da un lato, alla lotta alla criminalità organizzata dall'altro lato. Mette in discussione il principio della certezza della pena, annulla il lavoro delle forze dell'ordine, un provvedimento dove solo la Lega ha fatto un'opposizione durissima. Io temo che il prossimo provvedimento che questo governo farà in materia di carceri sarà l'amnistia, dove la Lega ha già annunciato le barricate. A proposito, c'è stato un suo botta e risposta con l'esponente del PD Gozzi, che ha detto che è l'Europa che vuole che l'Italia si metta in regola per quanto riguarda la questione del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto l'amnistia in realtà non è per esempio per fare un favore a Berlusconi, ma semplicemente per rientrare nella legalità e nella democrazia. Due cose. La prima, l'unica proposta di legge ad oggi depositata per chiedere l'amnistia è del PD, quindi il Partito Democratico vuole l'amnistia indipendentemente dalle vicende di Berlusconi. È il partito dell'impunità, il partito che vuole liberare criminali e delinquenti, e quindi l'unica proposta di legge a firma del PD. È un alibi, quella che è l'affermazione per cui ce lo chiede l'Europa. L'Europa chiede di affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri, ma non dice di affrontarle mettendo in libertà chi ha commesso dei reati. La Lega su questo punto sarà fermissima, noi faremo una battaglia durissima, faremo le barricate, non consentiremo che altri 1.000, 2.000, 4.000, 10.000 detenuti possano tornare in libertà. La gente vuole il principio della certezza della pena, e chi tenterà di proporre un'amnistia, un indulto, un atto di clemenza generalizzata troverà l'opposizione durissima e nel Parlamento e nelle piazze da parte della Lega. Sempre in tema di giustizia, la Lega firmerà 4 referendum presentati dai radicali, ma ne presenterà altri 3, cioè altre 3 proposte sue. Ci riassume quali sono? Noi abbiamo presentato con il segretario federale Roberto Maroni ad agosto un pacchetto giustizia, proprio perché riteniamo che la giustizia debba essere profondamente riformata, soprattutto perché possa tornare una giustizia amministrata nel nome del popolo, una giustizia che possa svolgere la propria attività e la propria funzione nell'interesse dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Avere un sistema giustizia efficiente serve anche a trarre investimenti e a rilanciare il sistema economico. Noi abbiamo deciso di appoggiare 3 referendum sul sistema giustizia proposti dai radicali, che sono la separazione delle carriere, che sono la sistemazione di una vicenda vergognosa che è quella dei 250 magistrati fuori ruolo. Noi oggi abbiamo 250 magistrati che, anziché svolgere la propria attività giurisdizionale, sono collocati all'interno delle pubbliche amministrazioni, quindi 250 magistrati in meno a fare giustizia. E poi l'altro è quello sulla responsabilità civile dei magistrati. È giusto che i magistrati, se sbagliano, pagano come qualunque altro professionista del diritto. E il quarto referendum è quello sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Accanto a questi abbiamo 3 proposte di legge, una per risolvere in modo serio il problema del sovraffollamento delle carceri, mantenendo la sicurezza dei cittadini, che è quello di far scontare ai circa 25.000 stranieri, detenuti stranieri presenti nelle nostre carceri, la pena nel paese d'origine. Sono il 33%, e nelle carceri del nord i detenuti stranieri arrivano al 60-70%. E poi altri 2 proposte di legge per ridare più efficienza al sistema giustizia e per far sì che accanto all'autonomia e all'indipendenza della magistratura ci sia un'autonomia e l'indipendenza anche della politica dalla magistratura. Uno è in materia dell'obbligatorietà dell'azione penale, che è un'obbligatorietà sulla carta, ma è una discrezionalità nei fatti a parte del pubblico ministero, che decidono loro quali processi devono andare avanti e quali altri invece si devono bloccare. E l'altro è quello di riportare come era la polizia giudiziaria non più sotto il controllo della magistratura, ma la polizia giudiziaria possa avere un ruolo primario nelle attività delle indagini preliminari. Questo proprio per ridare maggiore certezza e per far sì che la magistratura faccia la magistratura e non abbia altri tipi di ruoli. Lei presenterà un'interrogazione per quanto riguarda i frontalieri, per il rapporto al redditometro che è stato appena introdotto. Ci riassume anche qui di che cosa si tratta? Ma guardi,
Noi abbiamo avuto la percezione in questi anni che i frontalieri, che sono circa 58.000 e sono lavoratori delle province soprattutto di Como, Varese e Sondrio, sono sempre stati trattati dai governi come lavoratori di serie B. I frontalieri sono lavoratori importanti, sono lavoratori del nord che prestano attività in Canton Ticino e grazie alla loro attività i territori delle province di Como, Varese e Sondrio ottengono dei ristori, dei soldi per poter svolgere tutta una serie di servizi. Abbiamo il timore che, come è già accaduto in passato e come possa accadere ancora oggi con il redditometro, che è ovviamente un meccanismo invasivo nei confronti soprattutto dei cittadini onesti, ci possa essere un'ulteriore penalizzazione nei confronti dei frontalieri. I frontalieri spesso e volentieri vengono dimenticati da Roma, ci penserà la Lega a far presente al governo romano centrale che c'è questa categoria di lavoratori che sono persone oneste che meritano tutele e parità di diritti come tutti gli altri lavoratori.